la ricerca scientifica studia ogni aspetto della realtà, osserva i fenomeni e cerca di comprenderli. Spesso affronta i problemi del mondo come le malattie o le catastrofi naturali, ma non produce ricette e non garantisce soluzioni. Per definizione, la ricerca si occupa di ciò che non conosciamo ancora o di quello che non abbiamo capito fino in fondo. In qualche caso, le conoscenze accumulate permettono di fare delle previsioni. Ad esempio, l'eclisse di sole è un fenomeno conosciuto e prevedibile. Gli astronomi ci sanno dire esattamente dove e quando sarà possibile osservare la prossima. Si tratta cioè di una previsione deterministica. Altri fenomeni però sono più difficili da prevedere. L'incertezza della previsione può dipendere dalla complessità dei fenomeni o dalla mancanza di informazioni complete. A volte in questi casi anche un fenomeno ben conosciuto può risultare del tutto imprevedibile. L'esplosione dei popcorn, ad esempio. Sappiamo perfettamente che cosa succederà e perché, ma non siamo in grado di indicare il momento esatto in cui il chicco esploderà, trasformandosi in popcorn. L'incertezza può dipendere dalla mancanza di informazioni. Non sempre possiamo osservare e misurare direttamente quello che ci interessa. Quello che succede all'interno della Terra, ad esempio, sfugge al nostro sguardo. In questi casi, la complessità dei fenomeni si somma alla scarsità dei dati. L'incertezza aumenta e la nostra capacità di previsione diminuisce. La ricerca scientifica può ridurre il margine di incertezza, migliorando la nostra capacità di misura e di interpretazione. Ma non si limita a questo. La ricerca, infatti, studia anche cosa fare quando l'incertezza rimane grande e una previsione esatta non è possibile. Le conoscenze che abbiamo raccolto ci permettono di identificare i fenomeni naturali attesi e di tracciare i diversi scenari possibili. Possiamo calcolare la probabilità che un certo scenario si verifichi e stimare l'impatto che avrebbe sul territorio. Anche in assenza di una previsione esatta, quantificare l'incertezza ci aiuta a definire quello che succederà, perché restringe il campo, limitando gli infiniti esiti possibili ad un ragionevole numero di alternative, alcune più probabili di altre. Questo ci permette di ragionare sulle conseguenze degli eventi futuri e sul modo migliore di affrontarle. Conoscere l'incertezza ci costringe a definire le nostre priorità, a valutare quali rischi siamo disposti a correre, quali misure possiamo e vogliamo mettere in pratica per proteggerci. La ricerca scientifica non fornisce certezze, non elimina i rischi e non indica la strada giusta da percorrere. Si limita a fornire le informazioni e gli strumenti che sono necessari a scegliere consapevolmente. Sta a noi, abitanti di un pianeta imprevedibile, utilizzare al meglio questa conoscenza, condividendo le scelte che riguardano il territorio, adottando buone pratiche e scegliendo comportamenti e azioni opportune che possano ridurre i rischi e mitigare gli effetti dei fenomeni naturali.